quindi. E nella seconda parte ci saranno altri consigli e sconsigli. In questa prima parte di consigli e sconsigli andremo a vedere ciò che è più generale, diciamo non proprio specifico per i canali ASMR, ma possono essere consigli utili per ogni tipo di canale YouTube. Quindi niente, se volete prendete appunti. Visto che si tratta di una scuola ASMR, voglio proporre anche dei trigger. E oggi ho questa pallina per massaggi che probabilmente avete già ascoltato in uno dei miei video. Partiamo con il primo consiglio. Può sembrare una cosa molto banale, ma in realtà fa tantissimo. In realtà più che fa, rischia di penalizzare il vostro canale. E sto parlando del nome. Dico che rischia di penalizzare il vostro canale. Dovete pensare bene al nome e deve seguire queste tre regole. Deve essere semplice, breve e quindi ricordabile. Cercate di non mettere troppe Y, X, H qui e là, oppure non mettete tante parole consecutive attaccate. Perché è importante avere un nome chiaro, semplice. Adesso ci sono tanti canali ASMR in giro. Dovete sempre pensare a voi come spettatori, dovete prendervi sempre come cavia. E dovete pensare che uno spettatore magari non si iscriverà al vostro canale subito, all'inizio, ma magari si iscriverà dopo aver visto due o tre video. Magari dopo un po' di tempo dirà: quel canale, cavolo, ma come si chiamava che voglio ricercarlo? E magari dopo si sarebbe iscritto. Con questo cosa vi voglio dire? Che se quella persona non riesce a ricordarsi il nome del vostro canale perché è troppo complicato, oppure non riesce a trovarlo perché non so perché avete messo un H di mezzo, una Y di mezzo al posto di una I e cose del genere, perderete un iscritto, un potenziale iscritto. È una domanda? Allora, e ovviamente ci sono tanti canali, sia ASMR che non, su YouTube, ma anche su YouTube Italia. Quindi è ovvio che certi nomi saranno già occupati. E mi raccomando, non mettete gli stessi nomi o nomi simili. A proposito, questo perché? Perché non mettere un nome simile? Perché se voi metterete un nome simile, e ad esempio con una parola molto simile a un altro canale, vi scrivete che quando una persona va a cercare il vostro canale in realtà troverà il canale più grande che ha la stessa parola in comune con voi. Quindi è un po' un rischio per ciò che, per quanto mi riguarda, io non ve lo consiglio, però insomma, se vi piace proprio quella parola, fatelo. Ma sì, ad esempio, se un canale si chiama Roccia ASMR ed è molto più grande di voi, mettete 100.000 iscritti e voi chiamate il vostro canale Roccia Bella ASMR, quando uno cercherà Roccia Bella magari al posto di uscire il vostro canale uscirà l'altro canale più grosso e quindi voi resterete un po' nell'anonimato, quindi state già attenti. Ok, altre domande su questa cosa? Comunque poi se volete, se vi vengono in mente altre domande, dopo potete scrivermele come al solito, ok? Benissimo. Passiamo al secondo consiglio e sconsiglio. Parliamo infatti di immagine del video. Immagine di copertina del video, in inglese thumbnail. Che è l'immagine che una persona vedrà riferita al vostro video. Come vi dice YouTube, questa immagine deve essere chiara e deve essere il riassunto perfetto del vostro video. Dovete riassumere con quell'immagine tutto ciò che volete trasmettere del vostro video. È molto più difficile di quello
quanto sembri, ma è un'operazione fondamentale. Se voi ci badate, molte volte anche io clicco sul video, solo guardo l'immagine, praticamente non guardo neanche il titolo. Quindi inutile che metterete titoli super clickbait e quello che volete, se l'immagine farà schifo non dirà niente, perché le persone probabilmente non ci cliccheranno. Soprattutto ragazzi, soprattutto perché se ci state guardando adesso YouTube si apre nella home, non nel feed degli iscritti. E nella home noi abbiamo queste immagini grosse del video e una scrittina piccolina sotto che è il titolo, quindi voi premerete per l'immagine, non per il titolo probabilmente. Ok, quindi state già attenti. Io personalmente uso un sito chiamato Canva, canva.com, che mi permette di caricare, di diciamo rendere le mie immagini nella dimensione adatta per essere caricate su YouTube come miniature. E lì magari ci posso mettere anche delle scritte, qualche filtro, anche se piccolo segreto ma non dirò a nessuno, per migliorare i colori dell'immagine di copertina del mio video. Io uso Lightroom, che è un'app gratuita per il cellulare, c'è anche gratuita per il cellulare e mi trovo bene con quella. Sì, allora per quanto riguarda le scritte hai ragione, benissimo. Per quanto riguarda le scritte dovete guardarci ragazzi, dovete guardarci, deve essere una scritta che sia leggibile, quindi anche in caratteri leggibili, ma che non copra completamente il video, l'immagine, scusate, perché dopo l'immagine appunto non sarà più chiara, ma sarà solo questa scritta che cosa dice. Dovete capire che adesso ci sono tanti video su YouTube e la vostra immagine deve dire cliccatemi, qui troverete il migliore video del mondo. Esatto. Ecco invece la cosa da non fare, bravo bravo bravo, la cosa da non fare ad esempio è mettere solo una scritta tipo tapping numero 1. L'ho visto in vari canali, questa tipo immagine con lo sfondo rosa con scritto tapping 1, tapping 2. Cosa vuol dire ragazzi? Non, il vostro canale non crescerà mai così, perché nessuno cliccherà su quell'immagine, o veramente poche persone. Per fare un'immagine del video buona, provate a ispirarvi anche a persone che hanno un canale più grande di voi. Provate a vedere perché, veramente usatevi come cavie, dite ok, perché mi viene da cliccare su quel video, cosa c'è di tanto accattivante che mi tenta a premere su quel video piuttosto che un altro. Vadateci e studiate un po' questa cosa, vi aiuterà veramente tanto. Altre domande? Ok, andiamo avanti. Consiglio. Il terzo consiglio riguarda i commenti. Che cosa voglio dire? Riguarda il fatto di i consigli su come effettivamente far aumentare il numero di iscritti del vostro canale più velocemente con certe tecniche piuttosto di altre. Allora, io tutti i video ASMR che guardavo cercavo di commentarli e non commentarli con passate dal mio canale, iscrivetevi e ricambio. No, no, no. Li commentavo con ciò che pensavo veramente da spettatrice, ma invece magari di commentare col mio profilo privato, commentavo col profilo del canale. In questo modo magari qualcuno vedeva il mio commento e diceva ah, questo canale non lo conosco, andiamola a vedere. Funziona così soprattutto in Italia, perché ci ah, un altro canale italiano, che bello, curiosiamoci un po'. Quindi vi consiglio di comunque commentare i video magari anche di persone che hanno molto seguito con un commento sensato, solo se avete un commento sensato ragazzi. Anche al creatore che appunto leggerà dei commenti sotto il proprio video, se avrà un commento bello, passa anche dal mio canale se vi va, da fastidio, vi assicuro che dà molto fastidio. Quindi non fatelo, non è assolutamente il modo giusto di guadagnarsi iscritti. Anche il metodo iscrivetevi e ricambio è assolutamente inutile, anzi, pena.
vostro canale. Questo perché? Perché voi avete degli iscritti che fondamentalmente non sono interessati ai vostri contenuti, quindi non li guarderanno. E YouTube vedrà che voi avete tante persone che sono iscritte al vostro canale, che non guardano i vostri video, quindi dirà: sì, vuol dire che questo qui non porta contenuti interessanti, quindi facciamo che non lo suggerisco, facciamo che non lo faccio crescere. Perché purtroppo funziona così, ragazzi, quindi non fate mai, mai, mai commenti che ho scritto iscriviti, iscrivetevi, ricambio, aiutatevi con il canale e passate dal mio canale se vi va. Danno sia molto fastidio al creatore, sia sono inutili per la crescita sana del vostro canale. Quarto e ultimo consiglio di questa lezione sono i tag. Sì, ragazzi, i tag. Sembra una cavolata, una grossa cavolata. In realtà è meglio metterli e più sono pertinenti con il video, ovviamente, più avranno effetto. Non vi aspettate però che mettendo i tag giusti il vostro video salirà alle stelle. Non è assolutamente così. Semplicemente è più una cosa di penalizzare se non li mettete che migliorare se li mettete. Se non li mettete il vostro video non verrà praticamente considerato da nessuno. Questo perché YouTube, attraverso i tag che mettete, riesce a capire la categoria di video che avete fatto e riesce anche a capire dove mettere i vostri video fra i consigliati. Quindi riesce a capire a quale video può essere simile il vostro canale. Non so se mi sono spiegata bene. Quindi se io faccio, ad esempio, se io faccio un video di tongue clicking e di visual trigger, per dire, e metto questi tag, e voi fate un video di tongue clicking e visual trigger e mettete questi tag, è più probabile che il vostro video sarà in mezzo ai video consigliati sotto il mio video, quindi avrete anche un pochino più di visibilità. E... ok. E i consigli per oggi sono finiti qui e vi aspetto nella terza lezione per sentire altri consigli e sconsigli. Ok, ragazzi, allora grazie di essere stati attenti, grazie di avermi fatto anche delle domande, mi ha fatto veramente piacere. Io spero che ci sarete anche nella terza lezione. E per chi era assente nella prima lezione, ho parlato di audio e video, quindi se siete curiosi andatela a vedere. Vi mando un bacione e ci vediamo.